Vabbè, ci siamo messi a chiacchierare. Allora, Alberto? Ok, Mattia. Ok, e Fabio. Ok, boh, andiamo a vedere l'ultimo capitolo. L'ultimo, no, l'ultimo paragrafo di questo capitolo. Il capitolo, questo è l'ultimo. C'è ancora un paragrafo, cautele, quindi vediamo che cautele bisogna adottare quando si guida. Allora, quando si trasportano bambini, è consigliabile inserire il dispositivo di sicurezza che impedisce l'apertura delle portiere all'interno del veicolo. Allora, sulle portiere dietro c'è una, diciamo, dove si inserisce la chiave dell'avviamento. Cosa mi fa? Blocco praticamente dall'interno la portiera che non si possa aprire. Dall'esterno si può sempre aprire. Dall'interno, questo per evitare che i bambini, quando si fermano, che vogliono magari vedono la nonna o un amico, vogliono saltare giù dal veicolo, con il veicolo che magari senza guardare, per cui sono chiusi all'interno. Lo stesso discorso, c'è la possibilità di bloccare i vetri posteriori, che sono tutti elettrici. Perché hanno fatto questo? Perché quando non c'era questa, diciamo, cautela o sicurezza, sono molti, molti bambini, ma cioè non molti. Comunque, il problema qual era? Che magari si mettevano in piedi, o comunque perché c'era la nonna, l'amico dal finestrino, cosa? Il finestrino abbassato. Schiacciavano involontariamente il comando di chiusura del vetro. Il vetro partiva, il bambino c'era la testa lì e come una ghigliottina e non si fermava, continuava a salire e ci rimanevano lì con la testa schiacciata. Per evitare questo inconveniente c'era la possibilità di bloccare dalla parte anteriore, bloccare i vetri posteriori. Poi, interruttori inerziali, tutti i veicoli hanno un interruttore che in caso di incidente mi blocca praticamente, mi chiude diciamo, la parte elettrica e mi blocca la mandata della benzina. Ok? Quindi se c'è rischio incendio è opportuno spegnere il quadro, va bene elettrico, girando la chiave di accensione, per cui se c'ho la possibilità che non sono svenuto, spengo io. Ma comunque c'è un interruttore che mi blocca la mandata di benzina in ogni caso, proprio per motivi di sicurezza. Poi, in caso di principio di incendio del veicolo, in mancanza di estintore, si può gettare sabbia o terra sulla base delle fiamme. Sì, ciao. Allora, io ho provato a spegnere un'auto solamente con gli estintori. Io ne ho qui sono 9 kg, quindi 9 kg di liquido, materiale estinguente. Quando il veicolo ha già preso fuoco, al massimo puoi rallentare, ma un veicolo, non so se avete mai visto pompieri quando arrivano per spegnere un incendio, ma ce ne buttano di acqua, ma centinaia e centinaia di litri. Con l'estintore fai poco, proprio all'inizio, ma se no conviene proprio scappare. Poi, l'uso del telefono cellulare senza ausilio di viva voce o dell'auricolare è vietato durante la guida. Attenzione, l'auricolare è uno solo e non tutte e due le cuffiette, quindi o meglio ancora sarebbe il viva voce direttamente dell'auto. Solamente in Italia vale un auricolare, in Spagna e in Francia non si può neanche con l'auricolare. Si può utilizzare solo il telefono in auto con il viva voce dell'auto stessa. Poi i sistemi di navigazione satellitare presenti su alcuni veicoli devono essere programmati mentre il veicolo è in movimento e falso. Quindi, se io ho, a parte che non te lo lascio fare, il navigatore dell'auto, quindi se è sul telefonino è diverso perché lo faccio io, ma quello che c'è nell'auto, o comunque se collego il telefonino al navigatore dell'auto, quando sono in movimento non me lo fa fare, cioè proprio per sicurezza. Quindi devo essere fermo per poter programmare il mio itinerario. Poi i pannelli a messaggio variabile forniscono indicazioni di pericolo, ma non possono avere valore prescrittivo di obbligo di divieto e falso, perché sull'autostrada soprattutto le mettono, quindi mi mettono ad esempio montare le catene, mi dicono che è un incidente, mi dicono di limitare la velocità, perché questi qui sono in temporale, quindi se c'è un incidente più avanti, Ma chi li scrive poi? Cioè chi li guida? questi qui. Chi è che fa queste Beh, direttamente il proprietario dell'autostrada, c'è un centro dove l'autostrada è tutta controllata.
ci sono delle telecamere. Sì, 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 ci sono delle camere, quindi c'è un centro dove sono tutte le telecamere e ci sono poi i mezzi che vanno avanti e indietro. Quindi quando c'è qualche cosa lo comunicano alla centrale e loro in automatico mandano. Ah, quindi dal computer scrivono. Dal computer, sì, sì, sì. E quindi sono, cioè, bisogna tenerne conto, non è che scrivono solo, che ne so, tanti auguri o vabbè, quello che sia. Quindi quello può essere anche segnale d'obbligo di divieto? Non ho capito, scusa. Quindi quello può essere anche segnale d'obbligo di divieto? Sì, 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 può essere un segnale d'obbligo di divieto, perché metti che ci sia un incidente. Allora ti dicono, obbligo di uscire al chilometro 15 per incidente grave, che ne so, una cisterna di benzina che è caduta, che blocca un'autostrada. Quindi piuttosto di farti stare lì, chi è già davanti all'incidente che non può più fare niente, tornare indietro, è chiaro, deve aspettare che arrivi un'autostrada. Ma che io sto arrivando, che dopo magari 10 km c'è quell'incidente, c'è la possibilità di uscire, allora me lo scrivono, obbligo di uscire per incidente o quant'altro. Quindi senz'altro dobbiamo seguire quelle che sono le indicazioni. Va bene. Le strade, ho visto un video su Facebook che il tipo è andato dall'altra parte in contromano, è proprio brutto, c'era questa che l'ha preso lui in pieno, tipo 140 km all'ora. Lo so. L'ha preso lui in pieno così si può volare la macchina. Ma te l'ho mandato io anche sul gruppo, ne ho mandate due. Sì, sì, c'è quello, però poi ho visto uno su YouTube. Ah. Ma scherzi, il frontale, minchia, è tremendo. Ma lì muori, che cosa puoi fare? Sì. Ok, vediamo qualche domanda, dai. Allora, Alberto, che parte subito. Sì, ripeto, si può, ma uno deve essere al mare, che c'è la sabbia o terra, ma poi, ma va bene. È una stupidaggine, comunque è vera. Fabio. Anche questo è una coperta bagnata, ma ripeto, sono stupidaggini, io non so chi scrive queste minchiate, comunque. Mattia. Sì. Oh, Ludovica. Ha detto Ludovica falso. Ha scritto falso, bene, meno male. Tra parentesi, adesso si possono mandare anche con Google, direttamente in viva voce, o vabbè, direttamente mi dici scrivi un messaggio o scrivo, quindi non devi neanche più stare a cerca il numero e io scrivo. Dennis. Falso. Assolutamente sì. Alessia con la A. Falso. Ok, Alessio con la O. Falso. Ok, Sabrina. Vero. Ottimo. Sabrina di nuovo. Vero. Ok, Alessio. Falso. Sì. Cioè. Alessia. Falso. Anche questa. Poi, Dennis. Vero. Sì. Ludovica, niente, perché sono finite. Vabbè, ragazzi, allora, è finito tutto il corso da lunedì. Riprendiamo da capo. Chi ha seguito, chi ha già fatto tutto, non è, ma tanto io lo faccio, che l'ho seguito meno è un ripasso, quindi io consiglio di seguirlo se avete voglia. Vi ricordo, tra parentesi, il 26, questo è utile, oltretutto per voi è gratuito, vi ho mandato già il link, ve lo rimando se non avete visto, che c'è incontro alle 18 con una psicologa, saranno poi 5 incontri, il primo è il 26 per quanto riguarda l'ansia d'esame, quindi e anche lì su Zoom conviene prenotarsi perché ci sono 90 posti, perché non sono solo io, siamo tre o quattro autoscuole che siamo amici che abbiamo combinato. È chiaro, verrà poi salvato su YouTube, però il vantaggio di seguirlo in diretta è che se avete qualche domanda la potete fare, se
e quindi c'è la possibilità eventualmente di interagire, ok? Vi mando di nuovo il link e poi vedete, cioè ripeto, qui non è obbligatorio, se lo volete è una cosa piacevole. Molti, quando, molti infatti mi chiedono, ah, ho ansia, come facciamo? È chiaro, io vi posso dare dei consigli per la mia esperienza, però questa qui è il suo lavoro, quindi gli abbiamo detto, preparaci qualche, quello che può essere un discorso, preparaci anche per fare anche degli esercizi, dare delle informazioni. Quindi vi mando poi di nuovo il link, contanto c'è la data, c'è tutto per se volete partecipare. Vi consiglio di prenotare se avete piacere, perché siamo 4 autoscuole, quindi ognuno metti 30 persone ognuno, quindi è facile che magari non si trovi in posto. Ok? Noi ci vediamo venerdì o ci sentiamo venerdì? Va bene, no, venerdì no, perché venerdì è domani. Lunedì. Lunedì ci vediamo direttamente. Lunedì. Ok? Lunedì dice da capo, definizione stradale e di traffico. Esatto. E bom, allora sei a posto. Ok, ragazzi, purtroppo una brutta notizia, mi sono accorto che non avevo iniziato la registrazione dall'inizio, quindi ci sarà solo metà lezione. Vabbè, vediamo, al limite la ripetiamo poi, va? Ok? Forse un po' meno, sì, quello diciamo, il discorso più grato della prima parte delle catene della motocicletta, quello. Vabbè. Ciao, grazie Beppe. Ragazzi. Buona ciao, Beppe. Ciao. Ciao.